essere uno scontro al vertice, c'era questo cross a cercare Pirone, colpo di testa, prima occasione da gol del Grosseto. Mussi, palla in mezzo, allontana come può la difesa grossetana, tiro di Bedini, conclusione raso terra, non potentissima, precisa, centrale, 16° minuto, parata di Nunziatini senza difficoltà. Geraci, saltato benissimo, pericolo in attacco, l'ultimo tocco è di Piscopo. Bello il lancio per Andreotti gira, fuori misura, ma bello il gesto. Punizione per il Montignoso. Bedini davanti alla panchina del Grosseto, mezzo all'area, anticipato un giocatore del Montignoso, tiro, palla alta di poco da parte di Geraci, salga capitan Ciolli in avanti per Pirone, ormai stabilmente si sono invertiti Pirone e Boccardi, provano a mettere in difficoltà gli esterni. Bella conclusione da fuori area di Zagaglioni, subito da Piscopo, già battuto da Zagaglioni, Andreotti, tutto regolare, Andreotti, tiro, palla che esce d'un soffio, intanto c'è in avanti, tiro, rete, vantaggio del Marina, scusate, del Montignoso, dovrebbe essere proprio Geraci. Piscopo, palla al piede, Piscopo, Offretti, tiro, parata importante di Nunziatini su questo tiro in diagonale da parte di Offretti, duello Piscopo, Boccardi rinviene, recupera regolarmente la sfera, Cretella, finta, Cretella, tiro, sfiora, palo, sfortunato il Grosseto in questa circostanza, bella conclusione di Cretella, 66°. Effettivamente non mi piace particolarmente, anche da buttare al centrocampo. Però va riconosciuto che lo stesso Montignoso ha fatto i... Eccolo! Alto sulla traversa! Il Grosseto non è nemmeno fortunato, questo colpo di testa di Zagaglioni al 76°. Molinari, in dribbling salta due giocatori, Molinari, serve Pierangeli, Boccardi anticipato al momento della conclusione per il Grosseto, svirgola la retroguardia, calcio di rigore nettissimo, Cretella contro Cappellini all'85°. Meritato, diciamo pure, adesso c'è un po' di assembramento, vediamo cosa sta succedendo. Intanto Chiaramonti sul cantore, Chiaramonti apre, mamma mia, vicinissimo al raddoppio il Montignoso, stavolta la sfera, Grosseto in avanti, Zagaglioni in profondità, palla in mezzo, niente, fuori di un soffio il tocco di prima intenzione di Andreotti, bella la percussione biancorossa.